Con la personale di Fuad Aziz inizia ufficialmente la 93esima festa dell'uva di Impruneta. L'etichetta d'autore raggiunge la 33esima edizione. Una fortunata iniziativa che ha visto tra gli altri la partecipazione di artisti del calibro di Annigoni, Loffredo, Folon, Talani, che hanno realizzato e donato all'ente Festa dell'Uva le loro pregevoli opere. È una tappa importante perché segna idealmente l'avvio della festa, anche se in realtà la 93esima festa dell'uva nasce già il giorno dopo che si compie la 92esima. I Rioni già da quel momento iniziano a lavorare a quello che sarà la loro rappresentazione della futura festa e la stessa cosa facciamo noi nell'ente, cercando di mettere su un programma che appunto sia rappresentativo e dia giustizia a una festa importante nel suo genere. L'etichetta rappresenta l'amore, la passione attraverso questo abbraccio tra donna e uomo. Presento questa mostra di quadri e sculture dei miei lavori che da anni sto seguendo una ricerca sulla bellezza attraverso il volto umano, attraverso i colori. L'idea dell'etichetta d'autore, ovvero chiamare un pittore di chiara fama a illustrare una bottiglia di vino che diventerà una forma di collezionismo della Festa dell'Uva, inizia negli anni 80 e vede la realizzazione nell'86 con Piero Annigoni. Insomma, a questo punto abbiamo una bellissima collezione di bozzetti di grandi, grandissimi artisti, devo dire, e una collezione di bottiglie commemorative che comincia ad essere veramente consistente.